Ragazzi, buongiorno. Oggi voglio far vedere due esercizi che personalmente tenderei ad evitare in modo assoluto, soprattutto se siete agli inizi del vostro percorso d'allenamento, ma soprattutto se non avete ancora una regione del core molto forte, perché questi esercizi hanno creato nel tempo passato e ancora oggi tantissimi infortuni alla bassa schiena. Gli esercizi in particolar modo sono queste sforbiciate. E poi un altro esercizio che non riesco a fare da solo, quindi vado a prendere una foto su Google Immagini, è questo, in cui c'è un compagno che afferra i piedi del partner, li lancia con forza verso il basso e il compagno che deve fare addominali deve frenare il movimento e ritornare verso l'alto. Questi esercizi considerate che hanno fatto tantissimi danni, vengono fatti ovunque, tante volte non succede niente perché il corpo è comunque bravo a prevenire certi traumatismi, però se siete predisposti, questi esercizi sono altamente traumatici. Sono altamente traumatici, come detto, soprattutto chi è agli inizi, soprattutto chi non ha un core preparato e soprattutto per tutti quei soggetti che non sanno mantenere una hollow position. Se anche tu, adesso che ho detto hollow position, non sai mantenere questa hollow position, questi esercizi, scordateli. Devi prima imparare le basi della hollow position, ossia di questa tenuta di core performante che fanno tantissimo i ginnasti e gli atleti che praticano calisthenics, ossia retroversione e contrazione dei glutei. Perché il rischio qual è di quando mi fai queste sforbiciate e di quando mi fai l'altro esercizio che ti tirano giù i piedi? È che quando sei lì nella parte bassa tu non hai la tenuta del core, inarchi la schiena, inarcando la schiena vai a tirare in causa dei muscoli che non devi andare a tirare in causa, come nello psoas per esempio. Questo alla lunga porta tantissime problematiche sulla bassa schiena, infiammazioni e altre e problematiche di altra natura. Quindi la cosa che devi fare è devi imparare questa hollow position, la puoi andare ad imparare con gli esercizi base, quindi a terra supino o anche prono, andando a fare esercizi come il plank in hollow. Però se mi fai il plank e non lo sai fare, o comunque lo fai con il sedere che guarda verso l'alto, non hai la tenuta del core ancora. Per riuscire ad avere una buona tenuta di core dovresti riuscire a fare un 4x60 di hollow position completa e dovresti avere sempre una tenuta di 4x60 di plank in hollow. Se li cerchi ti salteranno fuori i miei tantissimi tutorial, ma devi imparare a mantenere track i glutei contratti. Se i tuoi glutei non sono contratti, in questi esercizi, questi due addominali che tantissimi fanno, rischi seriamente di farti male alla schiena. Io spero che questo video lo possano guardare tantissime persone. Aiutami a farlo guardare a tante persone lasciandomi un semplice pollicione all'insù e iscriviti al mio video se sei nuovo e non sei ancora iscritto. Io continuerò comunque sempre ad aiutarvi a farvi capire un po' come gli esercizi vanno fatti, perché so che più ne parliamo, più diffondiamo comunque il verbo dell'allenarsi bene e questo permette alla gente di stare in salute e non farsi male. Ciao ciao!